Oggi si parla di alici. Perché di alici? Perché l'alice è il pesce che ha nutrito decine e decine di generazioni, è un pesce che costa poco, è presente nel mar Mediterraneo ed è eccezionale. Avete mai sentito parlare di alici di Menaica? La Menaica che cos'è? È una rete portata dai greci oltre 2000 anni fa. Sono rimasti solo 3-4 pescatori che fanno questo tipo di pesca. Perché? Perché è una pesca abbastanza faticosa, è una rete selettiva perché piglia le alici, le sardine, e può pigliare qualche sugherello piccolo, ma un pesce più grande delle alici, tipo uno sgombro di un chilo, la sfonda e passa dall'altro lato. Tu devi capire la direzione in cui camminano i pesci, perché l'alice quando arriva deve trovarsela dritta davanti. Se la trova dritta davanti, ci infila la testa dentro e rimane impigliata. Se ci arriva in questa direzione qua e la trova di lato, la costeggia e se ne va. Noi sappiamo, ad esempio, che quando il sole sta tramontando, i pesci seguono la luce, quindi scappano verso il sole. E quindi tu metti la rete nella direzione in modo che il sole è giusto al centro. Ma qual è la caratteristica di questo tipo di alici? Che non ha sangue. Il sangue l'ha perso completamente. Salve, sono il professor Manganaro, sono il vicepresidente dell'Ipsa Petronio e abbiamo aderito a questo progetto grazie a Flotta Blu e quindi abbiamo aderito alla rete degli alberghieri ittici della Campania. Il nostro dirigente Filippo Monaco ci tiene molto a questo progetto, soprattutto per la valorizzazione del territorio e del pescato locale. Tutte le attività che sono inerenti alla valorizzazione del territorio, il nostro dirigente è sempre presente. Salve a tutti, sono Zaira Eliano dell'Ipseo Lucio Petronio e faccio la quinta sala C, sezione sala. Salve, sono Cristian Ascano Morillo dell'Ipseo Lucio Petronio e frequento la quarta TA e studio accoglienza turistica. Salve, sono Alessio Matarese della quinta KC del Lucio Petronio, frequento cucina. Il professore ha scelto 3 ragazzi per partecipare a questo evento, noi subito interessati perché fare qualcosa di nuovo è importante per noi e per la cultura nostra personale. Ci interessa soprattutto imparare nuove cose, nuove metodologie di cucina e comunque valorizzare il prodotto, soprattutto le alici che non vediamo da molto tempo, ci interessa molto. Per quanto riguarda il settore della sala, noi ci siamo subito offerti per partecipare a questo evento e ci siamo preparati da circa 2 settimane per la preparazione corretta dei caffè e della mise en place e del servizio. Anche noi dell'accoglienza turistica ci siamo preparati per questo evento e credo soprattutto che sia fondamentale per la nostra istruzione e per il nostro futuro. Il compito del FLAG è quello di essere un'agenzia di promozione regionale della pesca e delle attività, diciamo, che sono collegate, ovvero l'acquacoltura. Tutto ciò che riguarda il mondo della pesca come risorsa, come personale impegnato, come operatori impegnati nel settore della pesca, riguarda l'attività del FLAG. A questo proposito il FLAG consorzia una serie di aziende che operano su tutto il territorio flegreo. Quindi noi abbiamo al nostro interno un numero di aziende che è rappresentativo di quello che è il settore. E ovviamente la scuola è il veicolo fondamentale per promuovere la sensibilità verso il settore della pesca, che coincide non solo con il discorso del
del pescato e dell'attività vera, ma anche con i concetti della sostenibilità, della preservazione della risorsa e soprattutto ai fini ambientali. Il mare è tutto, diceva un grande poeta, Khalil Gibran, c'è qualcosa di straordinariamente sacro nel sale, lo si ritrova nelle lacrime, ma anche nel mare. Il nostro messaggio è quello di tornare un po' indietro. Quando andiamo a fare la spesa, non guardiamo il prezzo, guardiamo quello che compriamo, guardiamo la qualità. Mangiamo meno, ma mangiamo roba buona. E quindi il nostro obiettivo è quello di far capire ai ragazzi che c'è anche una fascia di mercato, c'è anche un tipo di alimentazione che è quella giusta, che fa bene per noi, che costa meno in termini di spesa per il portafoglio e ti dà più risultati in merito alla salute. Eccoci qua. Buongiorno, che squadrone! Guarda qua! Lo sai che cos'è questo? Che cos'è? Questo qua è il finocchietto di mare. Ma qua sono preparatissimo. Questa è una cosa sacra, come tutta quest'erba. Come la chiamate voi? Erba aromatica. No, ma in generale l'erba di campo, quella come la trovate? Noi la chiamiamo l'erba a misca, per esempio, a casa nostra si chiama l'erba a misca. Minestra spersa. Minestra spersa. Un valore assoluto, perché è la biodiversità. Allora, che cosa prima? Tortino di alici, poi? Abbiamo una volentina con le alici. Erba aromatica. Erba aromatica. E questa che serve? Ma questo è pane raffermo o è pane? È pane raffermo, sì. Allora, professore, spieghiamo perfettamente il valore del pane raffermo. Eccezionale, i nostri antenati ci facevano un piatto eccezionale della dieta mediterranea, il pane cotto, una bella padellata di cipolla, chi ce l'aveva la possibilità, un po' di finocchietto, un uovo, queste fette di pane tagliate, lo versavano sopra e quello del piatto della sera, lo ricordo come se fosse ieri quando si mangiava a casa mia. Che stai facendo adesso? Sto togliendo la crosta per fare il pane per le alici, il tortino di alici. Meglio la crosta o meglio la mollica? Meglio la mollica. E la crosta che ci facciamo con la crosta? La dobbiamo frullare. Brava. Abbiamo raccontato ai ragazzi l'arte del non spreco, che diventa importante, soprattutto in questo periodo. Sì, sì. Vabbè, col pane raffermo si possono fare tantissime cose. Addirittura fare anche una teglia al forno, tipo lasagna con il pane raffermo. Si può fare delle zuppe particolari. In cucina non viene gettato nulla. Buongiorno, io sono Nuzzo Giuseppe, docente ITP di cucina dell'Istituto Alberghiero Petronio di Monteruscello e sono uno dei responsabili di questo evento che si svolge oggi nel nostro istituto. Quando ci sono questi eventi particolari come quello di oggi, noi facciamo in modo di preparare l'alunno, quindi facciamo capire a loro l'utilizzo di questi pesci, in questo caso il pesce azzurro, il calcolo calorico, la nutrizione, il senso di comporre questi piatti, far capire il benessere di questi alimenti. Buongiorno. Buongiorno! Una squadra al femminile, che belle! E poi avete davanti il simbolo di questa terra. Oh babà! Bellissimo! Perché la pasticceria napoletana è una delle migliori insieme alla siciliana, insieme alla torinese? Perché c'erano i re e i re dovevano togliersi gli sfizi, potevano avere a corte le persone che vi facevano divertire, a differenza degli, che ne so, la mia regione, per esempio, che è una regione di povero Cristo, non, vedi, sono tutti agricoltori, da noi i dolci sono dolci semplici, molto semplici, invece qui i dolci sono, insomma, sono più articolati. Professori, come vanno sti ragazzi? Ah, questi vanno benissimo, sono tutte ragazze che sono interessate alla pasticceria e spero che facciano questo mestiere nel futuro. Wow,
Buongiorno, mi chiamo Nadia Settesoldi e sono una docente di accoglienza turistica dell'Ipseo Lucio Petronio di Monteruscello. I ragazzi si preparano in realtà, è proprio nel loro programma, la conoscenza del territorio non solo da un punto di vista storico, culturale, artistico, ma anche e soprattutto di conoscenza del territorio. Quindi comunque loro conoscono la produzione ittica del territorio, organizzano tour e eventi enogastronomici. Quindi è importante per loro conoscere il territorio e anche perché un domani che saranno a contatto con la clientela dovranno presentare i prodotti enogastronomici di questo territorio. Oggi abbiamo deciso di portarvi un piatto tipico delle nostre zone celentane sulle vostre tavole. Sulla base abbiamo una polentina alle erbe aromatiche con farina di castagne e farina di marruba e a finitura abbiamo le alici e del pane aromatizzato gratinato al forno. Piacere, io sono Pace Arturo della Quinta K.A. e vorrei presentare questo piatto che è un equilibrio perfetto nella dieta mediterranea, un fondo di cipolla e alici e capperi, in cui poi ci sono stati messi pomodorini gialli e rossi e poi sono stati messi cavatelli come pasta. Questo è un tortino di alici costituito da pane integrale aromatizzato al finocchio di mare e da aglio selvatico. Inoltre la cottura è molto delicata poiché l'alice è molto delicata, infatti la cottura dura circa 4 minuti ed è accompagnato da scarola e il finocchio selvatico, pomodori e olio extravergine. Noi facciamo queste cose per cercare di farvi capire che la nostra storia è importante, le nostre tradizioni sono il vostro futuro. Quindi abbiamo cercato di dare a questo gruppo di ragazzi di far capire con la passione nel raccontare quello che è le nostre tradizioni, di far capire quale può essere una via nella ristorazione, una via che sta dando dei frutti importanti. Sta tutto a voi riuscire a capire quello che è importante e quello che sono la storia del vostro paese, delle vostre tradizioni. Noi ci abbiamo messo il nostro, adesso tocca a voi. Grazie. Grazie ragazzi.